Andiamo ancora a scoprire quello che ci dicono. Da questo ponte che domina questa piccola Venezia, veramente una città fantastica, che non ha niente da invidiare veramente alla Venezia più blasonata. Andiamo! Allora, due signori rumeni, come vi hanno accettato qua? Vi trovate bene? Abbastanza bene, sì. Sì. Buona gente? Oh, benissimo, anzi, siamo da 3 anni qua, troviamo anche abbastanza bene. Dialetto, no? Ma scherzi, puoi parlare come vuoi, ci fa piacere veramente che voi vi trovate bene qua. Sì, sinceramente. Non abbiamo nessun problema. Vi ringraziamo e buon passeggio. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, l'abbiamo bloccata per il sorriso. Lei ha un bellissimo sorriso, complimenti. Ed è di sotto Marina. Come si trova qua a Chioggia? L'accettano bene o quelli di Chioggia se la tirano un pochino? Dico, ma tu sei di sotto Marina? Ma non esiste, no, non è più così. Una volta esistevano queste prerogative ancora negli anni di quando? Del Marco Cacco, come dicono? No, ma non esiste più. Sottomarina è come Chioggia e Chioggia è come Sottomarina. Gli uomini di queste parti come sono? Ci hanno detto che sono un po' farfalloni e poco affidabili. Non lo so, perché veramente mio marito è calabrese e quindi fa parte del sole del sud, non so. La ringraziamo, salve. Arrivederci. Allora, finalmente intervistiamo un uomo, abbiamo intervistato più donne di uomini. Bene. Perché? Perché gli uomini lavorano e le donne spendono? Anche quello, sì. Allora, parlaci, le donne di Sottomarina o di Chioggia, cosa hanno di più secondo te degli altri? Le donne qua stanno bene, gli uomini che non stanno bene, perché lavorano sempre e dopo vedi qua. Non sono belle, spendono. È tutto così, sì. Sono fedeli secondo te? Penso di sì, penso. In linea di massima. Speri. Spero. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Davanti la telecamera. Cosa c'è? Lei come si chiama? Vittorino Benito, cosa c'è? Allora, ci parli, lei che è un po' adulto, diciamo. Com'è cambiata Chioggia in questi anni? Poi insomma, un po' di disoccupazione in più. Lei che c'è un baffo che conquista. Le donne sono cambiate o sono sempre uguali? Sempre uguali, sì. Alla domanda, sono cambiate le donne, lei ci dice che sono cambiate? Anche gli uomini, tutti e due. Ma è meglio o in peggio? Ma non saprei dire, ma le donne a cambiare, vuole essere padrone di ore adesso dell'uomo. Le comande di ore, non comande più l'uomo, adesso comande la donna. Non... come è vero signora? È vero perché comande la donna, non l'uomo. E lei è contenta o no? Insomma, non saprei dire neanche a me cosa che risponda che in questo momento. Vabbè. Sì, ho cambiato di ragione. Eh sì, lei è troppo bella, non possiamo non riprenderla. Massa bella. Allora, Paolo, il re di Chioggia, come va? Non c'è male. Questo signore qua ci hanno consigliato, chiedi a Paolo qualsiasi cosa, soprattutto sulla valenza erotica delle donne di Chioggia, come sono? Guarda, dovresti vederle. Le ragazze di Chioggia hanno una cosa particolare. Hanno una cosa? Cosa? Sanno da baccarà, sanno da baccarà, sanno da baccarà, come tutte le altre. Due nativi, lui è più nativo di te di Chioggia, sbaglio? No, di pochi anni su qua. Chiediamo a lui che è nativo di Chioggia. Come va a Chioggia? È bella, è peggiorata, migliorata questi anni? Migliorata tanto, da una volta adesso un po' c'è da così a così. Cosa rimpiangi dei tuoi anni quando eri giovane tu? A parte l'età? Niente. Sono contento adesso e già ero contento anche prima, nonostante tutti i sacrifici che si facevano, già ero contento che a volte anche adesso. No, meditate, per essere belli come loro due bisogna essere positivi. Sì, sì. Ti ringraziamo, ciao, buon passeggio, ciao.